Buongiorno, buongiorno, bentornati. Si riprende dopo pochi giorni, ci siamo lasciati sabato scorso con la nona giornata e siamo già pronti martedì con la decima. Turno infrasettimanale anticipato al martedì per quanto riguarda il match che andremo a trasmettervi fra pochi istanti dal Palattacca, che vedrà opporsi il Cassano Magnago e la Raimon Handball Sassari. Andiamo velocemente a scorrere il programma di questa giornata che poi si svilupperà domani con i restanti match che vi leggiamo in sequenza oraria. Albatros Fondi, Campus Italia Romagna, Conversano Fasano, derby pugliese a cui fa seguito il derby a Totesino tra Bolzano e Bressanone. Altro derby, questa volta emiliano, tra Carpi e Secchia Rubiera e conclusione Bressano Merano. Una classifica che ora vede tutti i recuperi effettuati, quindi tutte le squadre con pari gare disputate. Abbiamo Brixen, capolista solitaria, 41 punti, inseguita dalla coppia Fasano-Conversano a 35, Merano 34, Sassari a ridosso della zona playoff a 31. Poi staccanti abbiamo Bressano 25, Bolzano 24, Cassano 23. Ancora un po' di spazio, abbiamo la Fondi a 16, Albatro a 15, Carpi a 7, Campus Italia anch'esso a 7 e in conclusione Secchia Rubiera a 6 e Romagna 4. Questo è il programma e la classifica aggiornata con i match di sabato. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, vengono da due belle prestazioni sia nel recupero di martedì scorso a Fasano che nel match in trasferta a Bressanone sabato scorso. Due ottime prestazioni, però zero punti, hanno affrontato le prime due in classifica e alla lunga, dopo buoni primi tempi e buoni inizi di ripresa, c'è stato un evidente calo dovuto anche alla maggior lunghezza dei roster avversari e quindi due vittorie delle squadre di casa, specialmente Fasano e Brixen, e oggi i nostri ragazzi sono chiamati a ripetere quella prestazione, ma se è possibile ad allungarle per tutti i 60 minuti del match. Ovviamente Sassari non sarà d'accordo. Stanno per cominciare l'ostilità, le due squadre guidate dai rispettivi allenatori Bellotti e Zuppo, poi ovviamente coppia arbitrale i signori Carrino e Pellegrino, e parte il match. Io ne approfitto per ringraziare e introdurre in telecronaca il mio mitico Davide Bianchi. Buongiorno a tutti, 5 minuti che parli. E ovviamente salutiamo anche il nostro Severino Bassanese, quest'oggi alla telecamera. Vabbè, e chi vi ha parlato per 5 minuti senza presentarsi è Luca Basile. Bene. Bene, presentazioni abbiamo fatto, abbiamo detto tutto. Primo attacco per il Cassano con Savini, Mazza, risale Saitta, Moretti dalla parte opposta. A concludere lo starting seven abbiamo Branca, intanto tiro di Savini sul palo. Poi lo stesso Savini recupera palla, quindi rimangono in attacco i padroni di casa. Dicevamo Branca sull'ala sinistra, Dorio posizione di pivot tra i pali in queste prime fasi di gioco. Nicolo Riva, poi andremo a vedere lo starting seven invece per quanto riguarda il Sassari. Attenzione passivo, deve arrivare alla conclusione Mazza, poi all'ultimo momento prova uno scarico per Dorio ma la palla viene sporcata e può partire Sassari in contropiede, ma palla troppo lunga per Nardin che non la raccoglie. Siamo di nuovo dalla parte opposta, Savini, Moretti, prova il barco e prima rete del match per Alessio Moretti. Sassari che risponde ovviamente con numero 23 subito in rete, Grebavac. Non siamo neanche riusciti a vederlo. I sette giocatori in campo, dovrebbe essere Berdic, credo, classica posizione di centrale, con numero 33, sì. Con numero 15 Alinkovic, posizione di pivot, e vediamo ora centro dietro in difesa. Anzi, terzo, perché per ora il Sassari si schiera in 6-0. Ancora Moretti, Mazza uno contro uno, poi scarica ancora per Savini, prova in doppio appoggio, trova lo spazio giusto sul primo palo, rimessa veloce per Sassari con Berzic che però viene colto in palleggio alto, palla persa, sfuma l'opportunità. Cassano che si riversa già da parte opposta, Mazza per Dorio, il Cassano allunga 3-1.
Ora sì, vediamo Sassari che schiera Alilković, pivot centrale Alilković, poi Grebavac porta la seconda fase e poi dà il cambio in questo momento a Muda, posizione di terzino sinistro, alla sinistra Nardin, terzino destro dovrebbe essere Malandrin, sull'ala destra Umberto Bronzo e in porta Valerio Sampaolo, che sì, ora abbiamo visto confrontarsi con il collega Spano, prendere consigli dalla panchina. Prova Muda in doppio appoggio e sorprende la difesa. Poi va a dare il cambio attacco e difesa, quindi abbiamo un cambio attacco e difesa tra Amuda e Grebavac. Abbiamo visto Grebavac portare la seconda fase nella prima azione, infatti è stato lui l'autore della prima rete degli ospiti. Poi invece, quando non c'è sviluppo di gioco veloce, cambio per il tunisino Amuda, autore invece della seconda rete. 3-2 punteggio. Ora Cassano prova un'azione manovrata, non è riuscito a spingere la ripartenza dalla rimessa dal centro, quindi chiama schema con Dorio che esce a partecipare al giro di palla, Moretti, Mazza, finta, prova la penetrazione, viene fermato ma in maniera fallosa, quindi si riprenderà con 9 metri. Savini gira palla e attenzione, però siamo sotto passivo, bisogna arrivare a conclusione, tre passaggi residui. Chiama schema Mazza, finta per Moretti, poi scarica per Savini che approfitta del piccolo macco nella difesa, supera ancora una volta San Paolo, 4-2. Berzic ben fermato da Mazza, quindi sfuma la seconda fase ed eccolo qua il cambio per permettere ad Amuda di occupare la sua posizione di terzino sinistro. Ovviamente in questo primo tempo questo cambio attacco difesa è un po' scomodo, sarà più agevole nella ripresa. Sì, essendo dall'altra parte del campo sicuramente non è di facile esecuzione, soprattutto in fase di ripiegamento, se non va a buon fine l'attacco può creare qualche difficoltà al schieramento difensivo delle ospiti. Ora proprio Amuda ha provato la conclusione, tocca Riva, la palla sfugge in fallo laterale, quindi rimessa in attacco per Sassari. Amuda probabilmente aspettava anche un fischio per un 9 metri, però si deve accontentare di rimessa dalla via di laterale. Qua ancora Amuda si presenta con Moretti, poi scarica, la palla arriva a Bronzo che non se lo fa ripetere due volte, la difesa era un po' sbilanciata. È stato un tentativo di raddoppio su Malandrin e Bronzo ha approfittato del metro in più a disposizione, non capita spesso alle ali di poter tirare quella posizione e non se l'è fatto ripetere l'esperto Umberto Bronzo. 4-3 punteggio, quando sono già trascorsi 5 minuti, avvio veloce Davide questo match. Sì, abbastanza, 4-3, 7 gol, 5 minuti, diciamo che non si sono proprio studiati, no, mettiamola così. E tira da fuori Savini, trova l'angolo giusto, prova a opporsi San Paolo ma non ci arriva. Le due squadre sono comunque partite decise a giocarsele a viso duro fin dal primo momento, ritmi alti, ricordiamo solo poche ore fa, perché sabato le due squadre sono state impegnate, trasferta per il Cassano e trasferta questa mattina per il Sassi, quindi per ora non sembrano accusare stanchezza. Vediamo se la situazione rimarrà tale fino al 60esimo. Abbiamo detto tanto tiro sotto mano di Malandrin, ma la palla si perde sul fondo. Abbiamo detto due buone prestazioni per i nostri ragazzi, però venute un po' meno nei finali di gara. Tanto c'è un bello scarico di Mazza per Dorio che sulla trattenuta di Berzic va a conquistarsi un tiro dei 7 metri. Cambio da entrambe le parti. Prova Spanu ad opporsi al tiro da 7 metri che verrà effettuato da Stefano Bassanese. E neutralizza proprio Spanu. Buona la scelta di coach Zupo di mandarlo in campo.
Un po' di rammarico per Stefano, che invece era lo specialista del 7 metri. Ben aveva figurato sia a Fasano che a Brixen. Punteggio che rimane sul 5-3, Cassano con un piccolo vantaggio, ma sappiamo quanto questo possa essere effimero nella pallamano. Bello effimero. Giro di palla, palla che arriva a Nardin, poi non è preciso, deve ripartire. Lo fa Berzic che elude la difesa di Usman. Ah sì. Facile l'uno contro uno e poi ha tirato indisturbato, nulla ha potuto Riva. E per Cassano, anche per Cassano cambia attacco e difesa, abbiamo visto Kabir entrare al posto di Moretti. Giro di palla di Cassano, Savini, Moretti, Mazza. Savini cambio di ritmo, scarico per Mazza, scavalcamento, non c'è spazio. Ha perso un attimo Savini, poteva esserci un piccolo varco. Prova sottomano Mazza, ma viene fermato da Grebavac. Attenzione, passivo. Savini va in uno contro uno, scarica per Dorio. Tanto viene fatta ripetere la rimessa dal centro, secondo l'arbitro Alikovic era già uscito dal cerchio dei 4 metri. Non è convinto Alikovic, diciamo, sta portando avanti le sue posizioni con l'arbitro, poi alla fine si convince a ripetere la ripresa del gioco. Anche perché sennò mi sa che non andavamo avanti. Giro palla Berzic, ancora scambia con Malandrin. Amuda da fuori, tiro improvviso. Aveva sorpreso la difesa, ma il tiro gli scampa leggermente oltre la traversa. Riva sembrava in controllo, ma meglio così. Pericolo scampato. Cassano prova la seconda fase, poi difesa del Sassari ben schierata, quindi ci si ferma tutti. Lucidità, esce Kabir, rientra Moretti e chiama a schema Savini. Vediamo come si svilupperà questo attacco per il Cassano, che ha l'opportunità di portarsi sul più 3. Mazza uno contro uno, scarico per Saitta dall'ala e sposta San Paolo e lo supera sul primo palo. Bella rete di Saitta. Chiama schema che Berzic, fa segno a Umberto di andare giù profondo, Umberto Bronzo di andare giù profondo sull'ala, poi vediamo se sarà lui a partire. Eccolo qua, il taglio di Bronzo, doppio pivot, Berzic, Malandrina, ancora Berzic, Amuda, rientra Berzic, provava a scaricare Alikovic, poi risolve tutto Malandrin. Lungo attacco alla fine, hanno fatto spostare la difesa, Malandrin ha trovato lo spazio dalla parte opposta, prova Mazza in doppio appoggio, ma si oppone San Paolo, attenzione al contropiede con Nardin, 1-2 veloce per Sassari e c'è anche attenzione un 2 minuti a carico di Kabir che a giudizio dell'arbitro ha trattenuto un giocatore avversario, ovviamente sulla ripartenza del contropiede. Quindi 1-2 con Malandrin e Nardin, attenzione perché adesso Cassano ha una sola rete di vantaggio, ma soprattutto dovrà giocare i prossimi 120 secondi in inferiorità numerica e Bellotti decide di farlo con l'extra play, quindi fuori Riva per permettere al sesto giocatore in movimento di riguadagnare il terreno di gioco, infatti specie Moretti, che ci ha cambiato attacco e difesa con Kabir. E contromossa di Zuppo, subito Nardin a uomo su Savini. Moretti uno contro uno, Mazza ancora a cercare Moretti, ma nel frattempo subisce fallo. Dorio per Mazza,
Passione in attacco per Moretti e poi ovviamente la porta era ancora sguarnita, quindi Alikovic dalla propria linea di difesa scaglia la palla nella porta vuota del Cassano. 7 pari, ancora un minuto quasi di inferiorità numerica per Cassano, che sta un po' soffrendo in questa fase. Parziali 3-0 per gli ospiti. Moretti ha cercato la penetrazione ma è stato fermato. Mazza, questa volta il varco c'è, si guadagna un tiro da 7 metri ed anche esclusione per Grebavac. E questo secondo tentativo da 7 metri, vediamo prepararsi Alessio Moretti, mentre per Sassera ancora carta Marcus Pano. E realizza Alessio. Perde palla in attacco Sassari, ne approfitta Saitta, anche per il Sassari era extra play, quindi gol di Saitta a porta vuota. Riparte in attacco Sassari. Pensano che si è riportato il più 2. Gioco fermo, c'è da asciugare il terreno di gioco, poi si riprenderà con un 9 metri. Berzic incrocia con Amuda, Malandrin tutto largo, passivo, poi bello l'intervento di Kabir, però deve fare attenzione. Amuda da fuori, tiro però centrale, poi carambola nelle mani di Alikovic, ma doppio intervento di Nicola Riva. Sanno che ora ancora 20 secondi di superiorità numerica. Decide di giocarlo con un doppio pivot, eccolo qua, Kabir e Dorio. Lo stesso Kabir viene servito ma tira fuori dallo specchio della porta. Aveva sorpreso il difensore, anche San Paolo non sembrava pronto a intervenire, ma la palla si perde sul fondo. Le due squadre hanno un pelino rallentato, mi sembra, quindi esaurita la verba iniziale, ora cominciano a... Sì, forse anche i due minuti, uno da una parte e uno dall'altra, hanno fatto sì che i ritmi si rallentassero. Attenzione, intervento un po' in ritardo di Mazza, che però viene graziato dall'arbitro, solo richiamo verbale per lui. Malandrin, finta. Per 9 metri nel gioco con Alikovic. Berzic Amuda prova l'uno contro uno, si gira, poi scarica su Berzic, ma ha capito tutto Mazza, poi non ha compagni da servire per il contropiede, però conserva il possesso palla. Bel pallone conquistato da Federico e Cassano si riporta in avanti sempre con due reti di vantaggio.
e il possesso palla per riportarsi a più 3. Vantaggio già ottenuto in fasi precedenti, poi annullato con quel parziale 3-0 da Sassari, che invece di contro non è mai stato in vantaggio, ha sempre dovuto inseguire. Mazza, Moretti, Savini, scarico per Branca, angolo un po' chiuso ma decide di provarci lo stesso, interviene San Paolo ma era anche invasione, quindi nulla di fatto. Riparte Sassari con Berzic, scarica su Amuda, poi si chiude la difesa, deve andare su Malandrin, ancora Berzic, scarico per Nardin, Moretti era un po' in ritardo sulla copertura, buono l'angolo che si è conquistato Nardin, supera l'incolpevole Riva, 9-8 il punteggio. Savini, Moretti, gira palla a Cassano ma chiude bene la difesa Sassari, deve provare da fuori Moretti e interviene San Paolo, bella la respinta del primo difensore sardo, palla che però si perde in fallo laterale, rimane in attacco Cassano, ancora con Savini a confabulare con Mazza e chiamare schema, taglio dell'ala per Saitta. Savini incrocia con Mazza, carica per Moretti, ancora Savini, non c'è spazio, passivo, Moretti, viene fischiato sfondamento Moretti, ma insomma, potrebbe essere, c'è anche un fallo, però non hanno visto gli arbitri, poi sfondamento anche per Alikovic, credo. Si ritorna sul lato destro del campo con Savini a cercare di dare chiarezza, schema pugno chiamato. Sale Saitta, Moretti, scarico per Dorio che lotta sulla linea dei 6 metri ma secondo l'arbitro anche calpestata. Siamo già dalla parte opposta con Berzic, elude l'intervento di Dorio, poi scarica per Malandrin, ancora Berzic, Malandrin per Alilkovic, interviene Riva, poi Dorio lancia Branca in contropiede e va a realizzare, contravvenendo un po' questa regola non scritta che i pivot non devono lanciare in contropiede, ma va reso atto a Mattia, lancio preciso, secco e proprio sulle mani di Filippo, passando anche in mezzo a mani di Bonzo che stava tentando di impedire la ricezione, quindi complimenti a Mattia Cassano che si riporta sul più 2. Chiama schema Berzic, posiziona Rilkovic, poi sarà probabilmente Umberto Bonzo a partire con il taglio, eccolo qua, Amuda, ancora Berzic, palla a Nardin, questa volta l'angolo sembrava un po' più chiuso ma non se ne preoccupa Giovanni Nardin che realizza sul palo lungo, terza rete per lui. Sassari che rimane in contatto, 19 punteggio. Sempre Savini invece da questo lato a chiamare gioco con Usman che esce fuori, poi si posiziona sulla seconda e terza dall'altra parte. Savini si libera di Malandrin, uno contro uno e supera l'incolpevole San Paolo. Ma Sassari è già ripartito con Berzic, Gebravac, Malandrin viene fermato da Mazza. Al 20° del primo tempo,
Berzic, Grevavac che è rimasto in campo in posizione di terzino destro, tiro neutralizzato da Riva, ma c'era anche fallo sullo stesso Grevavac, quindi tiro da 7 metri e se ne incarica Amuda. E neutralizza il primo tiro Riva, ma non può nulla sulla respinta, la palla carambola proprio tra le mani di Amuda. Intanto buona azione d'attacco per Cassano con Saitta che va a concretizzare la manovra orchestrata dai compagni. Dall'ala destra anche per lui angolo chiuso, ma anche per lui nessun problema, va a insaccare superando Valerio San Paolo. Ancora Berzic, Grevavac, Amuda, scarico per Alilković, viene fermato in maniera fallosa, si riprenderà con 9 metri. Berzic, finta il tiro, Grevavac, però ha capito tutto Saitta, ruba palla, vediamo se c'è possibilità di contropiede, ma il passaggio è una zona dove non ci sono giocatori in casacca Maranto, recupera Berzic, si ritorna da questa parte del campo, questa volta Sassari decide di rallentare, infatti c'è time out chiamato da Zupo. Cassano che è costretto a inseguire dall'inizio del match Sassari. Finora non ci sono stati vantaggi per la squadra ospite, Cassano è arrivato fino a un più 3 un paio di volte, però in entrambe le occasioni Sassari è ritornato in carreggiata. Vediamo se ora Zupo troverà qualche soluzione tattica diversa per invertire le sorti del match in questo finale del primo tempo. Ovviamente Bellotti dalla parte opposta cercherà di impedire questa situazione. Potete riprendere il gioco. Con Alilković che lo aspetta la ripresa del gioco. Berzic, ancora Grevavac, posizione di terzino destro. Amuda. Berzic, Grevavac, gioco spostato sul lato destro dell'attacco, ma ne ha ragione Grevavac che supera Riva. Rientra Moretti dopo qualche azione di riposo, prova a tenere alto il ritmo Bellotti cercando di alternare i suoi giocatori in campo. Vediamo anche Lazzari, posizione di terzino destro in questo momento. Si era liberato Savini, ma c'era un fischio antecedente della coppia arbitrale, quindi si prenderà con 9 metri. Abbiamo visto anche Salvati qualche istante prima in campo, ma probabilmente solo per la fase difensiva. Ancora 9 metri, provato Moretti questa volta.
Bello lo scarico per Saita, ma bella anche la respinta di Valerio San Paolo. Palla che rimane in possesso per i padroni di casa, quindi nuova azione, nuova opportunità. Bello il passaggio di Savini per il taglio di Saita, ma tiro neutralizzato. Poi sulla penetrazione di Lazzari c'è un fallo ritenuto grave da parte di Alilkovic, quindi tiro da 7 metri ha segnato gli Amaranto con Moretti che proverà a trasformarlo opposto a Valerio San Paolo. Una finta, tocca San Paolo con il piede, manda la palla sul palo, quindi altro errore da 7 metri per il Cassano. Peccato. Berzic chiama schema con Nardin, quindi probabilmente ci sarà un taglio dell'ala sinistra, vediamo. E poi invece cambia idea. No, è lo stesso Berzic che porta l'incrocio per Nardin, poi Amuda e ha capito tutto, però Saita può involarsi in contropiede. Berzic, Amuda risale, Grebavac scarico per Alilkovic che lotta sui 6 metri. Si guadagna un tiro da 7, ma cosa ancora più importante, fallo grave fischiato a Kabir che a giudizio d'arbitro ha trattenuto il pivot avversario. Quindi 2 minuti, anzi no, non è 7 metri, ma si riprenderà con un 9 metri, però Cassano in inferiorità numerica e soprattutto seconda esclusione per Kabir. Siamo ancora nel primo tempo, quindi dovrà ragionare Bellotti se rimandarlo in campo scaduti 120 secondi oppure aspettare il secondo tempo per non bruciarlo subito. Ricordiamo, alla prossima sanzione sarà inevitabilmente cartellino rosso per il nostro pivot. Tanto riprende il gioco, ora c'è da stringere i denti, 2 reti vantaggio ma anche inferiorità numerica per i prossimi 2 minuti. Berzic prova ad approfittarne subito ma si oppone a Riva sul tiro di Grebavac. Parata importantissima in una fase delicata, prima avevamo sofferto parecchio l'inferiorità numerica, ora Riva dà un bel segnale. E attenzione perché Bellotti senza paura continua con l'extra play, quindi Riva dopo la bella parata si accomoda in panchina per permettere a Moretti di rientrare sul terreno di gioco. Parità numerica in attacco ma porta sguarnita, deve fare massima attenzione nel gestire questo possesso palla. Savini, Lazzari, Moretti, ancora Savini, si ferma uno contro uno e va a realizzare. Nel frattempo Banca aveva permesso a Riva di riguadagnare la posizione, quindi questa volta gestito bene il possesso, Cassano che si riporta a più 3. Tre minuti e mezzo al termine, Sassari che attacca con Berzic ma ancora una volta neutralizza Riva, ma c'era la spinta di Dorio su Berzic, quindi tiro da 7 metri. Se ne incarica ancora Amuda, terzino tunisino, in forza al Sassari. E respinge anche questa Riva che decisamente in una fase top del match. Nicolo Riva on fire. 2 tiri, uno da terzino, uno dai 7 metri, neutralizzati in inferiorità numerica, che ora sta per scadere, ancora 5 secondi, quindi Cassano supera indenne questa esclusione, anzi addirittura con una rete in attivo, parziale di 1-0 durante la sanzione di Kabir. E ora Lazzari, l'uno contro uno su Alilkovic, enorme differenza di velocità di gambe. Cassano che si porta al massimo vantaggio più 4. Ora Muda, posizione centrale,
chiama a schema però sempre Berzic, seppur defilato a terzino sinistro, taglio di Nardin. Berzic prova l'uno contro uno, Amuda, poi scarico Nardin, ma intuito e spostato la palla Savini, poi la stessa carambola dentro l'area di porta, quindi arriva ancora a conquistarla e a trattenerla. Quindi, possesso palla riguadagnato. Cassano che si porta in avanti, 15-11 punteggio. Come a volte può cambiare l'andamento di un match, una parata, anzi due in questo caso, di Riva. E ora Lazzari supera ancora una volta Ljubičić sul cambio di direzione, supera San Paolo. La parte opposta, Grebavac prova e questa volta con girella efficace spezza l'incantesimo, perché Cassano ha effettuato un parziale di 3-0. Ora accorcia le distanze Grebavac. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco che Cassano affronta con un più 4 sul tabellone e il possesso palla. Finale del primo tempo decisamente di marca Amaranto, vediamo se si riesce a chiuderlo. Infatti ne approfitta Bellotti, aveva ancora il suo time out da giocarsi, quindi vuole preparare al meglio questo possesso palla. Poi, mancando ancora 50 secondi, probabilmente ci sarà anche da gestire una fase difensiva. Nelle idee di Bellotti probabilmente la fase difensiva deve essere più corta possibile, ma vediamo come si svilupperà il gioco. Cassano che dicevamo ha gestito al meglio l'inferiorità numerica, la prima era stata un po' sofferta, questa seconda anche grazie a due grandissime parate di Nicolò l'ha gestita decisamente meglio. Poi sull'ali dell'entusiasmo anche i possessi palla successivi in parità numerica hanno portato al massimo vantaggio più 5 per il padrone di casa, ora ridotti a 4, ma possesso palla per Cassano con 48 secondi sul tabellone prima della sirena. Vediamo se si riuscirà ad andare all'intervallo sul più 5 o si rimarrà sul più 4. Scarico per Dario che però peccato, viene disturbato. Poi Nardin come al solito in contropiede. Oggi Nardin è una sicurezza. Credo sia 4 su 4 fino a questo momento. Sì. Se non ho visto male. Sì. Sì. No, 5 su 5. Sai che? Ah, ok. C'è da asciugare il terreno di gioco, ancora 14 secondi. Cassano ha sciupato la palla del nuovo più 5, ora deve sfruttare questi pochi secondi per riportarsi almeno a più 4. Anche se con 30 minuti da giocare cambia poco, un gol di differenza, però insomma anche per il morale sarebbe importantissimo. Moretti viene fischiato a sfondamento. Tanto ci sono proteste della panchina cassanese sullo sfondamento fischiato prima Moretti e, se non ho visto male, credo si sia anche guadagnato un cartellino giallo dirigente, quindi cartellino giallo per la panchina del Cassano. E squadre che vanno negli spogliatoi su punteggio di 16-13, Cassano che è stato anche a più 5 in un'occasione pochi minuti fa. Sassari che invece non è mai riuscita a portarsi in vantaggio, sempre inseguito e raggiunto un paio di volte il pareggio, ma diciamo primo tempo con leggero predominio del Cassano, ma come detto tante volte la pallamano è uno sport che non
rilascia mai sentenze troppo anticipate, quindi c'è da aspettare ancora il 60esimo, noi ve lo racconteremo fra poco. A più tardi, ciao!
Bentrovati, ben ritornati in diretta dal palazzetto TAC di Cassano Magnago. Secondo tempo per questa anticipo della decima giornata di ritorno, 23esima totale per quanto riguarda la Serie A Gold maschile di Palamano. Cassano che ha chiuso il primo tempo sul vantaggio 16-13, dove dopo aver toccato anche un più 5 nel corso del primo set di gioco, ora si riprende con primo possesso palla per quanto riguarda gli ospiti della Raimon Sassari, che devono recuperare queste tre reti e hanno mezz'ora di tempo per farlo. Sempre Berzic in cabina di regia. Gira palla con Malandrin e Kebavac, i due terzini, Bronzo e Nardin le duali, Alilkovic posizione di pivot e sempre Valerio Sampaolo tra i pali. Chiude bene il Federico Cassano, passivo per arrivare alla conclusione entro quattro passaggi per i sassaresi. Prova da fuori, poi scarico su Alilkovic, ma non raccoglie il pallone. Palla d'orio per Blank, però palla un po' sulle spalle, costretto a girarsi, poi la tocca ma non riesce a trattenere la palla che schizza in fallo laterale. Riparte subito il Sassari questa volta. Grebavac non perdona, tornato a posizione di terzino sinistro. Sempre cambio attacco e difesa per Moretti e Kabir, questa volta è scomoda la posizione per il Cassano. Poi vediamo se Sasser riproporrà il cambio Gebavac a Muda, che abbiamo visto anche nel primo tempo. Savini, Moretti, Mazza, ancora Savini, uno contro uno, litiga un po' con la palla Mazza, riesce a tenerla in campo per fortuna. Savini prova a eludere la difesa, deve andare su Mazza, viene però fermato. Del gioco sempre Mazza, crocia con Moretti ma ha capito tutto Bronzo e si invola in contropiede. Cassano prova con la rimessa veloce, partito decisamente meglio il Sassari in questo avvio di ripresa. Cassano ancora alla ricerca della prima rete, palla persa in attacco da Moretti, anzi più che errore di Moretti è stato bravo Umberto Bronzo a intuirne i movimenti e a rubargli palla. Ora però bisogna voltare pagina, scarico per Dorio che però commette fallo di invasione, non c'è fallo su di lui da parte a corpo arbitrale. Si lamenta la panchina ospite del fatto che è stata fermata l'azione di contropiede, però gli arbitri hanno visto Dorio a terra dolorante, hanno preferito fermare il gioco. Vediamo se verrà applicata l'injury rules. No, sembra di no, perché la chiamata è stata fatta non su richiesta né dei giocatori della panchina, ma su iniziativa della coppia arbitrale. Quindi può rimanere in campo Mattia Dorio. Anzi no, ritornano solo decisione i due arbitri, quindi injury rules per Dorio, che dovrà star fuori per i prossimi tre possessi palla degli Amaranto. In generale. Non proprio. No. Ripreso il gioco. Yeah. Sassari che ha per ora accorciato, recuperato due dei tre gol, ora possesso palla per portarsi in parità e lo fa con Berzic, quindi parziali 3-0 in questo avvio di ripresa. Cassano deve sbloccarsi dal torpore che l'ha preso dopo l'intervallo. Moretti, Savini prova un tiro schiacciato che però rimbalza proprio davanti a Sampaolo, che in qualche modo riesce a deviare oltre la traversa e fa ripartire i suoi. Grebavac viene fermato. Ora però Sassari ha il possesso palla per cercare il primo vantaggio del match.
Vediamo come lo gestirà Berzic, scambia con Alilkovic, Malandrin. Berzic uno contro uno, ancora esterno sul primo palo, rete uguale alla precedente. Ed eccolo qua, primo vantaggio Sassari ed ecco stretto a chiamare time out Bellotti, perché questo inizio di ripresa è partito con un 0-4 a favore della Raimond e deve interrompere subito. Mm? 16-17 il punteggio. Sì, sì, 16-17. Sì. Sì, tabellone porta un 17-17, ma credo che ora gli arbitri lo andranno a fare rettificare. Quello qua. Sì, 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 giusto. Un bel rientro dall'intervallo da parte di Sassari, invece sì, Cassano sì, che è un po' rimasto. Sì, più che bello del Sassari, direi Cassano che si è un po' perso via. Sei di là. Ah, già. Vediamo se è riuscito a dare la sveglia Matteo Bellotti ai suoi. C'è da ricostruire tutto quanto fatto di buono nel primo tempo. Subito parziale 4-0 in meno di 4 minuti, quindi tutto il vantaggio guadagnato nei primi 30 minuti è sfumato. Anzi, se contiamo anche l'ultima frazione del primo tempo, perché Cassano era 16-11, ma su vantaggio più 5 c'è stato addirittura un 6-0 a favore degli ospiti. Ora sulla penetrazione di Savini c'è stato un colpo al volto, sì, sanzionato con 2 minuti da parte degli arbitri a carico di Grebavac. Esatto. Nessuno ha accennato a proteste. No, era chiaramente. Non c'era. Anche lui stesso se ne accorto. Non c'era volontà, quindi esatto. Ovviamente non si applica il rosso diretto, però il colpo è arrivato sia a voto, quindi in automatico si parte con i 2 minuti. E allora Cassano dovrà approfittare di questo vantaggio per sbloccarsi. C'è stato un passaggio di Mazza al pivot, intercettato abbastanza chiaramente con un piede, ma gli arbitri hanno fatto continuare il gioco. Giudicato involontario? Però sul fallo di piede non c'è volontarietà o meno, se piede è piede a prescindere, anche se effettivamente è l'avversario che tira sul piede, però se è piede è piede. Savini anche sul un palo. Pizzo di sfortuna, perché c'è Savini che parla con San Paolo. Segnalavano una deviazione seppur leggera di San Paolo, gli altri non l'hanno visti, quindi fallo in fallo laterale, okay. Ancora no di fatto. No, pensavo gli fosse passata vicino alla faccia a San Paolo e stava chiedendo scusa, invece no. Sassari più 2, possesso palla, attenzione, ancora secco Cassano in questo secondo tempo. Bonzo ha chiesto un po' troppo, sì, perché l'angolo non era chiuso, era sulla riga di fondo praticamente, quindi era fermo immobile sul primo palo, sì, Riva, tentativo di pallonetto che lambisce la traversa ma si perde oltre. Ancora 20 secondi di superiorità numerica, deve fare qualcosa Cassano, vediamo, prova con Mazza, poi Savini, finta, elude, rientra, ancora palo. San Paolo. Anche un pizzico di sfortuna e gli Amaranto. E Sassari che supera indenne l'inferiorità numerica, anzi con quei 2 palloni recuperati ha messo a segno un parziale 2-0 ed è ancora in attacco con 2 reti di vantaggio da incrementare con questo pallone. Primo intervento deriva, ma
La respinta è di Bonzo, rimane in avanti Sassari. Malandrini, altro intervento di Nicolo Riva che tiene a galla i suoi. Ora però è giunta l'ora di segnare, siamo al sesto minuto, settimo del secondo tempo, ed eccolo qua, chiamato Federico Mazza, sblocca finalmente i suoi in questa seconda fase di gioco. Serviva questo tiro, sì. Serviva per ridare fiducia soprattutto. Ora bisogna prendere un po' di coraggio e ricostruire. Siamo ottimo primo tempo dei nostri ragazzi, però era un film che si rischiava del primo, giallo. Primo gol nel secondo tempo. Sì, sì. Dicevamo, è un film che purtroppo abbiamo già visto a Fasano e a Brix, e quindi serve invertire la rotta. Ruba palla Saitta e insacca per il 18 pari. Rimessa veloce Berzic, Greba Macia, ancora Berzic. Tenta, cercava uno scarico al pivot, poi palla a Malandrin. Fine, viene fermato il gioco, 9 metri. C'è anche da giocare il terreno di gioco. Quindi Castano che prova a svegliarsi dal torpore. 7 minuti di blackout, poi 1-2 per riportarsi immediatamente in parità. Ed ora si riparte non dallo 0-0 ma dal 18 pari. Con 22 minuti di gioco per cercare di portare a casa questa vittoria importantissima. Prende il gioco. Sì. Berzic. Passano che può alzare la difesa. Attenzione perché è arrivato velocissimo Grebavac, poi si è fermato. Cerca l'uno contro uno. Fermano il tempo per asciugare, okay. Conciliavano tre giocatori, alcuni chiedevano lo sfondamento, il giocatore Sasso faceva un segno che invece l'intervento di Dorio era abbastanza cruento, quindi nulla di fatto. 9 metri passivo però Berzic, questa volta lo commette lui, no rigore, un 7 metri sembrava meno, l'arbitro di campo aveva segnato sfondamento, ma l'arbitro di fondo invece ha fatto chiaramente segno che c'era spinta sui Berdic, quindi ha segnato un tiro da 7 metri. Dovrebbe incaricarsene, no, cambio del tiratore Amuda in questo secondo tempo è fuori dal terreno di gioco, quindi se ne incarica Umberto Bronzo. E ancora una volta come prima Riva para, ma la palla carambola proprio tra le mani di torna Bonzo. In mano e lì ci puoi fare poco, sì. Puoi essere attento quanto vuoi, ma lì quello parte 2 metri avanti e quindi ci si può fare poco. Sì peccato, ancora una bella parata, sì. Di Riva, però ora aspetta i ragazzi in attacco rimediare. Pizzico di sfortuna in questa fase per Castano, perché abbiamo avuto anche due pali e poi invece questa respinta che torna nelle mani del giocatore sassarese. Ora intercettato il passaggio di Mazza e può trasformarsi in seconda fase per Malandrin. E poi quando era caduto a terra Mazza insieme ad Alikovic, secondo gli arbitri Mazza impedito ad Alikovic la ripresa immediata del gioco, quindi sanzioni 2 minuti a carico del numero 85 del Cassano. Sassari che si è riportato avanti 2 lunghezze ed ora Cassano che dovrà giocare in inferiorità numerica. Inizia un po' di turnover Bellotti dentro Salvati e Lazzari. Attenzione perché per ovviare all'inferiorità numerica si giocherà in attacco senza portiere, quindi occhio ai possessi palla. Adesso è dura perché già non c'era stato un bel rientro dall'intervallo e questi 2 minuti condiziona ancora di più. Vediamo Cassano che probabilmente proverà a giocare lungo con il cronometro.
Lazzari e Savini salvati. Ancora Lazzari. Prova al VAR. Che la risolve lui. Bravo. Sassari non affetta, probabilmente si erano dimenticati di essere in superiorità numerica, hanno fatto una ripresa del gioco molto calma. E anche adesso non sembrano voler accelerare. Malandrin fermato da Salvati, prende il gioco. Grebavac, Berzic si allarga. Palla per Nardin. Respinta di Dorio e di Riva. Riva. E più lesto di tutti è Saitta a recuperare il pallone prima che esca in fallo laterale. Poi ancora extra player. Vediamo se Cassano riparte dalle parate del suo estremo difensore come nel primo tempo. Miglior momento del primo tempo di gara dopo quelle due parate consecutive di Riva che hanno permesso ai compagni di allungare a più 5. Vediamo se riusciranno a sfruttare la carica anche in questa occasione. Savini, Salvati, Lazzari, ancora Savini, finta, Lazzari, scarico per Dorio che si guadagna un bel 7 metri. Nel frattempo è terminata anche la sanzione, quindi sì, si è tornati in 7 contro 7. Già la seconda sanzione che Cassano porta avanti 1-0 a favore. Allora Mazza è rientrato e va a trasformare il tiro del 7. Parità nuovamente. 20-20. Sanno che si era anche perso un po' via perché attimo di confusione dopo la sanzione, non si era sicuri se Federico potesse rientrare in campo in difesa, poi il rapido conteggio dei giocatori alla fine ha riguadagnato il suo posto in mezzo alla difesa ed ora proprio un bel intervento di Dorio ha impedito ad Alikovic di arrivare al tiro. Alikovic si lamenta che probabilmente reclamava un tiro dei 7 metri, non sono dello stesso avviso gli arbitri. Quindi si riprenderà con un semplice 9 metri, battuto dallo stesso Alikovic. Grebavac taglia doppio pivot, Berzic. Ah, palla che rimane lì. Non palla riesce, toccata da 18 persone, ma rimane non riesce lì. Riesce a sviluppare il gioco, ancora Berzic, scarico per Nardin. E questa volta trova il barco sul primo palo. Aveva anticipato un pelo sul palo lungo Riva, ma Nardin giovane ma con sufficiente esperienza per vedere quello spiraglio e approfittarne. Ora sarà punto a punto fino alla fine, temo, per le nostre coronarie. Ovviamente lo spettacolo ne gioverà. Savini, Mazza, buona difesa del Sassari, prova Lazzari ma il mismatch fisico con Grebavac è importante, se non riesce ad andare via sul primo passo per Lazzari non c'è spazio. Mazza, fermato anche lui. Non si capisce il gioco del Cassano perché Branca sì, ha lanciato un tiro al volo, ha saltato dall'angolo morto, chiaramente non aveva specchio per tirare, si aspettava probabilmente una collaborazione di compagno per una volante che però non c'è stato e la palla conquistata da Sassari che ovviamente hanno ringraziato, non se lo sono fatti ripetere, sono andati in contropiede a realizzare il 9+2, 20-22 punteggio quando siamo quasi a metà della ripresa.
Lazzari viene fermato ancora una volta in maniera fallosa, prende il gioco con Dorio. Savini, intervento in extremis, sembrava aver trovato il barco Savini, ma raddoppio. Palla in attacco ora invece per Savini, sfondamento. Gira palla Sassari, può alzare la difesa Cassano, 5-1 con Lazzari, molto avanzato. Però irrimediabilmente solo Alirković. Non si sono scambiati al volo le posizioni. Il giocatore Cassano, Alirković ringrazia e porta i suoi a più 3. Massimo vantaggio Sassari. Cassano si è svegliato ma non è ancora riuscito a invertire la rotta. Ora fischiato in fazione di passi a Mazza, che poi per le successive proteste viene anche espulso, quindi seconda espulsione per lui. Un po' di nervosismo sulla panchina del Cassano e non ce n'è bisogno in questa fase. Sassari sta scappando via. Bisogna ritrovare la lucidità. E un po' di tranquillità per rimettersi in carreggiata ora, che da soffrire 2 minuti. E poi bisognerà provare a raddrizzare il match. Non affetta invece Sassari, giustamente. Alandrin però sfondamento, recupera la palla Cassano, vediamo se c'è più stato il contropiede o preferisce giocare con Camma per far scorrere un po' di secondi. Cassano è sempre in extra play in situazioni di uomini in meno. Nel frattempo è entrato Bassanese per Branca, posizione di ala sinistra, è sempre Salvati e Lazzari che entrano nelle rotazioni con Moretti e Mazza. Invece poco riposo fino a questo momento per Savini, sempre presente in campo fino a questo momento. Attenzione, passivo Lazzari, Savini, già 2 passaggi se ne sono andati. Questo è il terzo per Bassanese che cerca il secondo palo ma non lo trova. Ancora 34 secondi di inferiorità numerica. Berzic vuole provare a chiuderla, Sassari, fallo sullo stesso Berzic. Momento topico del match. Malandrin si ferma, riparte, scarico per Nardin, ancora una volta si oppone Riva, può ripartire Cassano. Rimasto a terra Malandrin, mi sembra, l'italo-brasiliano. Vediamo quale sarà la decisione della coppia arbitrale, perché Malandrin è rimasto a terra facendo fermare il gioco, poi ora invece si è rialzato prontamente senza intervento del medico, anzi è andato anche a, tra virgolette, minacciare con lo sguardo Dorio. E
Copia arbitrale fa segno a Malandrin che gli viene applicata l'injury rules. Quindi dovrà star fuori per i prossimi tre possessi, non ci sono ulteriori sanzioni. Pronti a riprendere il gioco. Dodici minuti al termine, Cassano 20, Sassari 23. Passata anche questa inferiorità numerica per Cassano, quindi ora c'è da ingranare una marcia e cercare di recuperare il gap. Il che vuol dire segnare ad ogni attacco e possibilmente non prendere gol. Come diciamo sempre, qua seduti è tutto semplice. Tanto poi facile. In campo. Oh, tutta un'altra cosa, però. Primo gol messo a segno con Lazzari. Quindi fase 1 fatta, adesso vediamo la fase 2. Fase 1 spunta. Grevavac, Berzic, Amuda, rivediamo in campo, che era mancato per tutto il secondo tempo. Attenzione a Mazza perché ha già due esclusioni temporanee, quindi non deve cedere nella difesa. È vero che le prime due sono arrivate per una per proteste e una per impeding, diciamo, quando hai disturbato Alikovic sulla ripresa del gioco, però non fa differenza. Terzo due minuti vuol dire rosso e spogliatoio. Grebavac, Berzic ancora una volta sul primo palo. Chi ha segnato? Berzic. E dalla parte opposta Lazzari. Attenzione, è rimasto veloce. Berzic risale bronzo, ancora Berzic. Grebavac, Berzic. Chiude bene la difesa a Cassano, attenzione a Muda, azione lunga, passivo, e poi tiro schiacciato di Grebavac che mette in difficoltà Riva, non riesce a trattenerlo. 20-25 punteggio. Mazza. Aveva scagliato la palla in fondo a sacco, ma il gioco era fermo. Sempre tra le reti a recuperare, ma sempre meno il tempo, 9 minuti al termine. Savini, poi bella la parata di San Paolo. Si era liberato egregiamente Jack, arrivato solo sui 6 metri. Ah, Valerio San Paolo con tutta la sua classe gli è andato incontro e con il piede ha spazzato il tiro. Lo stesso San Paolo richiama il compagno sulla posizione da tenere nell'affrontare l'uno contro uno esplosivo di Jack. Non è semplice, ma ha provato a suggerirgli di cambiare la posizione dei piedi in partenza. Peso gioco, marcatura uomo su Savini in questa fase. Ancora Lazzari che è immarcabile in questa fase, chiaramente quando riesce a prendere velocità uno contro uno è più leggero, se riesce a scappare via bene, poi se invece non passa col primo passo diventa difficile per lui, però nelle ultime tre occasioni mi sembra di vedere
un 3-0 consecutivo di Alberto Lazzari. Sue le ultime tre reti, sì. Ora però bisogna difendere. Intanto tra i pali vediamo c'è Albanini, prova la carta del cambio portiere Bellotti. Germano Albanini. Però nulla potuto contro Amuda, lanciato in velocità. Ancora Lazzari, viene fermato in maniera fallosa. Palla sull'ala, ma Bassanese giudicato troppo corto l'angolo, quindi risale, però attenzione, siamo sotto passivo. Ancora sfondamento fischiato a Savini, non è d'accordo giocatore numero 81, ma ormai la decisione è presa. Ed ora c'è il time out chiamato dalla panchina ospite. Ovviamente vogliono chiudere il match, quindi prova qualcosa di definitivo, ovviamente dal loro punto di vista. Vediamo se invece Bellotti riuscirà a dare una marcia in più. Cassano si è ripreso dopo quel avvio di secondo tempo difficoltoso, però non è riuscito a ricucire il gap. Siamo negli ultimi minuti, c'è un sostanziale equilibrio con il punteggio che oscilla tra più 2 e più 3 per Sassari, ma non è riuscito a riaprire le sorti dell'incontro. Ora il tempo a disposizione sempre meno, saranno 7-8 minuti, non di più. 7 minuti e spiccioli. Questo è il tempo che hanno a disposizione gli Amaranto per recuperare 3 gol di scarto, però bisognerà cominciare difendendo perché il possesso palla è in mano alla Raimond. Tutto pronto, si può riprendere. Segnale degli arbitri con cronometrice, riprende il gioco con ovviamente Berzic. Convalidata la rete, sì, non avevo capito se erano uno o due fischi. Sì, sì. Fallo in attacco, quindi si riprenderà con 9 metri. Gira palla a Cassano. Fondamento fischiato a Lazzari, questo ci ha convinto poco, un po' meno rispetto ai precedenti, però accettiamo il giudizio degli arbitri, sono sempre più vicini a noi rispetto alle azioni di gioco, quindi vanno accettate anche quando non ci convincono. Amuda, Berdic, Bondo, risale Berdic, giro palla. Prova da fuori, tocca Albanini, ma non riesce a fermare l'impeto del pallone. Sassari che si porta a massimo vantaggio più 5 ed è costretto a chiamare il suo time out Bellotti. Cinque minuti al termine, ma 5 sono anche le reti da recuperare. Cassano che in questo secondo tempo ha messo a segno solo 7 reti contro le 16 del primo tempo, è tutta qui la differenza tra le due fazioni di gioco. E dicevamo, purtroppo un film già visto sia nelle trasferte di Fasano che in quella di Brixen,
dove ha ottimi primi tempi. Cassano è un po' calato nei secondi, un po' dovuto a stanchezza, un po' dovuto a una maggiore probabilmente lunghezza del russo degli avversari, anche se c'è da dire Sassari oggi non ha effettuato grandi turnazioni. C'è da rivedere qualcosa per il Cassano in questo finale di stagione, che sta vedendo chiaramente affrontare nello spazio di 10 giorni le prime 4-5 della classifica, quindi ovviamente avversari non semplici da affrontare, però questo calo nella seconda fase di gioco inizia a diventare una costante. Poi finché il calo avviene negli ultimi 10 minuti può avere anche una giustificazione, quando il calo è all'inizio del secondo tempo non può essere solo fisico, ma probabilmente anche qualcosa a livello mentale su cui lavorare c'è per coach Bellotti. Ma vediamo questo finale se riesce in qualche modo a ribaltare sotto il match. Ora ancora bella parata di San Paolo, si era presentato ancora una volta Lazzari solo al tiro, ma questa volta il semo difensore ospite ci ha messo una pezza. Ruba palla lo stesso Lazzari, poi la gestisce Dorio e visto che non c'è sviluppato il contropiede arriva la chiamata dell'arbitro, viene punito Malandrin per quella spinta su Lazzari, quindi 2 minuti al giocatore italo-brasiliano del Sassari. Pronto a riprendere il gioco. Ancora un pizzico di sfortuna per il Cassano, perché questa bella azione di Savini ha visto opporsi il palo, poi tocco di Bonzo, quindi rimessa laterale per il Cassano. Ora Mazza prova a tenere accese le speranze. Chiaramente ora Cassano deve segnare senza subire più gol da qui alla fine del match. Sassari che gioca senza portiere. Amuda qua va l'uno contro uno, viene fermato da Savini. Passivo chiamato al Sassari, deve provarci da fuori Grebavac, ma non c'è opposizione difensiva, può tirare dove come vuole. Mazza, Savini realizza, ...24-29... 3 minuti al termine, inizia a essere poco il tempo per le speranze di poter ribaltare le sorti di questo incontro. Passivo, deve andare a conclusione Sassari, è provato ancora Berzic, Alikovic, infrazione di passi, recupera palla Cassano, deve andare alla conclusione rapida, non c'è più tempo. Ancora una volta a San Paolo, recupera palla Bassanese, rimaniamo in attacco. Lazzari realizza,
due al termine, tre le reti da recuperare. Sassari non ha fretta. Parariva. Dorio prova a lasciare un lumicino acceso come per entrare nell'ultimo minuto di gioco, ma due sono reti vantaggio per Sassari, che attacca ovviamente senza fretta. Amuda, sfondamento fischiato da Amuda, attenzione, finale a cardiopalmo. Cassano ha necessità di andare al tiro e alla realizzazione rapida, poi sarà Sassa a dover gestire il possesso palla decisivo. Prende il gioco, 9 metri. Dorio, Savini per Dorio che realizza, 30 secondi al termine, una rete di vantaggio per Sassari. Ovviamente aveva ancora un cartellino verde, quindi se lo gioca Zupo. Sassari che ha un po' sprecato il margine in questo finale. Cassano ha tenuto vive le speranze, però sono 11 secondi quelli che mancano al triplice fischio e la palla è ancora saldamente nelle mani della Raimond Sassari, che deve semplicemente morire con la palla in mano, come si suol dire. Non deve fare nulla di più che tenere il possesso palla. Vediamo se vanno in marcatura, probabilmente ci sarà una marcatura uomo 6 su 6. Questo infatti le intenzioni dei giocatori del Cassano. Potete riprendere il gioco, sarà Ljikovic a farlo. Malandrin, Brzić, Grbavac, Brzić, passivo, Nardin, aveva rubato palla Salvati, ma più lesto è stato Ljikovic. Diciamo che Cassano anche è stato sfortunato in due o tre occasioni, però risultato finale vede Sassari prevalere 29-28, poteva essere vittoria più ampia per il Sassari, che poi invece ha avuto un po' il bacino negli ultimi minuti di gioco, permettendo a Cassano di recuperare, di crederci fino all'ultima palla toccata da Salvati a pochi secondi dalla fine. Ma la sirena è giunta implacabile a fare i suoi triplice fischio, e quindi col punteggio di Cassano 28, Sassari 29, io ringrazio Severino Bassanese alla telecamera, Davide Bianchi in regia e in commento. L'appuntamento è per sabato prossimo, quando al Palazzetto Tacca saranno di scena le ragazze che ospiteranno la Touche Pato, mentre per i ragazzi sabato trasferta a Merano. E con il consueto buona pallamano a tutti, ci salutiamo, ciao!